La redazione del notiziario ADI ha raccolto una breve intervista al pastore Philippe Wendiam Yameogo, proveniente dal Burkina Faso e predicatore ospite per la 48esima Assemblea Generale ADI. Per primo piano condividiamo qualche suo pensiero sulla sfida missionaria della Chiesa di oggi. Andare per il mondo e predicare l'Evangelo. Questa è la sfida per la Chiesa oggi. La Chiesa sta vivendo felicemente la sua vita tra le quattro mura dei propri locali per gustare la comunione fraterna. La Chiesa è felice di disporre dei mezzi che la società di oggi ci offre e di praticare le opere sociali. Ma non dimentichiamo la grande missione affidataci da Gesù quando ha lasciato la terra, cioè di andare per il mondo a predicare la buona notizia. Perciò un appello a tutti i pastori, come anche a tutti i credenti. Non è il tempo di dimenticare il grande mandato che Gesù ci ha affidato. Che i pastori vadano per il mondo, che i credenti vadano per il mondo, perché abbiamo vicini, amici, collaboratori con cui abbiamo il compito di condividere l'amore di Dio. Dobbiamo essere i rappresentanti di Dio nella società. Ecco perché lancio ancora questo appello che Gesù lasciò ai discepoli. Andate per il mondo. Condividete il Vangelo. Gesù è ancora disposto a salvare, a perdonare, a guarire, a soccorrere. Ed è dovere della Chiesa di presentarlo al mondo. Abbiamo anche parlato dei talenti che Dio ci ha donato. Dio ne ha donati ad ogni uomo. Ed è vero, noi dobbiamo essere al nostro posto. Quando siamo al nostro posto, noi dobbiamo mettere i nostri talenti in azione. Giorno dopo giorno, essere degli uomini che sfruttano i mezzi che Dio ci dona, mettendoli nelle sue mani, per la sua gloria, affinché noi stessi diventiamo strumenti per la salvezza degli uomini sulla terra. Dio ci ha donato tanti mezzi, distribuito molteplici talenti, e noi dobbiamo farli fruttare, perché il mondo sappia che Gesù è amore, che Gesù salva e che Gesù ritorna. A tutti i pastori delle Assemblee di Dio in Italia vorrei dire: Dio vi ama. Dio vi ama. Per la terza volta dico: Dio vi ama, perché Dio vi ha scelti. Dio vi ha donato una missione e Dio si impegna a venire con voi in missione. Restate fermi nella missione. Siate al vostro posto. Lavorate secondo la chiamata ricevuta e aspettate con fede la risposta di Dio. Egli è al vostro fianco. Vi sta benedicendo e sta per darvi vittoria, ma bisogna che siate al vostro posto, aspettando la risposta di Dio, che rimane fedele. Dio vi benedica nel nome di Gesù.